Presidente, proprio sul tema dei trasporti, lei ovviamente in queste settimane ha parlato tanto dei trasferimenti dal governo centrale alle regioni. Spesso anche proprio sui trasporti la regione Campania, ma anche il comune di Napoli, hanno reclamato soldi. Forse da questo punto di vista il Ministero dei trasporti dovrebbe aprire un po' i rubinetti, no? Perché forse la sfida del futuro è proprio quella dei Bisogna trasporti. chiarire bene, ovviamente. Ci sono le aziende, torniamo indietro a prima del Covid. Prima dell'epidemia avevamo aziende che erano state risanate, come l'EAV, che avevano bilanci in attivo. Avevamo altre aziende che erano in ginocchio con i libri in tribunale. Le aziende che erano state risanate, ovviamente, con la riduzione del traffico passeggeri, hanno avuto ricadute pesanti sui bilanci. Allora noi dobbiamo distinguere se vogliamo essere credibili. Dobbiamo chiedere contributi al governo per le aziende che hanno perduto un traffico che c'era, ma che erano risanate. Per il resto delle aziende si pongono problemi di altro tipo. Quindi chi aveva già bilanci fallimentari non è che adesso può chiedere al governo miliardi di euro. Quindi bisogna presentarsi a livello nazionale in maniera seria, credibile, per chiedere un rimborso rispetto al danno effettivamente procurato ai bilanci delle aziende. Sta parlando dell'azienda dei trasporti pubblica di Napoli quando parla di bilanci Parlo in fallimentari. generale di tutte le aziende, bisogna adottare un criterio oggettivo. Le aziende che erano risanate prima dell'epidemia devono essere risarcite. Devono essere risarcite anche le altre aziende, ma tenendo conto che non è con i soldi dello Stato che si risanano bilanci che erano già pregiudicati, altrimenti il governo non caccia neanche un euro. Quindi dobbiamo essere estremamente seri e credibili quando andiamo a porre i problemi al governo. Poi ovviamente abbiamo altri contenziosi con il governo per soldi che devono mandare alla regione, insomma vedremo di fare la nostra battaglia. Presidente, da oggi non sono più obbligatorie le mascherine in luoghi aperti e all'aria aperta. Qual è lo scenario delineato dalla Task Force regionale? Se ci si aspetta, insomma, un aumento dei contagi in relazione anche alla caduta di quest'obbligo prima dell'autunno? No, sinceramente no. Voi sapete che siamo stati la regione più rigorosa per quanto riguarda le chiusure e devo dire con grande orgoglio che ci siamo salvati per questo come Regione Campania. Noi abbiamo chiuso spazi pubblici 15 giorni prima del governo nazionale di altre regioni d'Italia. Devo sempre ricordare che quando noi chiudevamo in Lombardia, in altre regioni del nord, si brindava in piazza perché non si doveva chiudere niente. 15 giorni di apertura o chiusura significano 2.000 contagi in più, cioè un disastro. Allora, noi abbiamo mantenuto sempre una linea di grande rigore e questo ha salvato la nostra regione. Abbiamo anche detto però che non avremmo perduto un minuto di tempo in relazione all'andamento dell'epidemia. Oggi siamo in pratica in Campania a contagio zero. Zero contagi, un contagio, due contagi, ma insomma, in sostanza l'epidemia è sotto controllo. E dunque, siccome andiamo verso l'estate, ci pareva anche ragionevole rendere facoltativo l'uso delle mascherine. Questo non vuol dire che adesso ci togliamo le mascherine, intanto perché nei luoghi chiusi è obbligatorio ancora mantenere la mascherina, ma è obbligatorio anche tenere la mascherina nei luoghi dove ci sono assembramenti, quindi è obbligatorio portare con sé la mascherina. Come vedete, io continuo a indossare la mascherina anche per dare un esempio, cioè è chiaro che se stai sulla spiaggia, stai ad agosto, insomma, un minimo di flessibilità è ragionevole, però è bene avere molta prudenza. Il fatto che non sia più obbligatorio all'esterno non vuol dire che non si possa e non si debba indossare. Io continuerò ad indossare fino a ottobre, fino a quando saremo in condizioni di assoluta tranquillità e invito le famiglie e i cittadini a fare altrettanto. Quindi ricordiamolo, è obbligatorio portare con sé la mascherina. Quando poi si sta all'aperto in un parco si può togliere la mascherina, ma quando si sta negli assembramenti o all'interno dei locali o all'esterno bisogna mettere la mascherina per stare tranquilli. Ecco, dobbiamo dire ai nostri concittadini che da oggi in poi è decisivo il senso di responsabilità delle singole persone perché non ci saranno più controlli
come dire, capillari, quindi è decisivo il senso di responsabilità di tutti quanti noi. Presidente, a proposito di ottobre, questa famosa seconda ondata, voi avete avuto, non so, qualche segnale? Lei cosa pensa? È preoccupato come è stato preoccupato per la prima? Che sensazione ha lei? Noi dobbiamo sempre prepararci rispetto all'ipotesi più pessimistica, non rispetto all'ipotesi più ottimistica. Abbiamo appena presentato 3 giorni fa al Ministero della Salute un piano ospedaliero aggiornato che prevede il raddoppio addirittura dei posti di terapia intensiva, oltre che un aumento incredibile delle terapie subintensive. Quindi noi dobbiamo essere pronti per qualunque evenienza. In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia e in altre parti del nord, dove gli anziani malati di Covid erano per terra perché non c'era un buco dove ricoverarli, tanto per essere chiari. Detto questo, ovviamente noi guardiamo con fiducia anche alla ripresa, non è inevitabile che ci sia un ritorno di epidemia. Poi c'è qualcuno che lavora a portare seccia, tipo quell'esponente politico che voi conoscete, che lavora perché ci sia un'epidemia, ma noi contiamo di scansarla. Ma intanto prepariamoci con comportamenti responsabili e, per quello che riguarda la Regione, con una programmazione che sia calibrata sulle ipotesi più pessimistiche, perché così si fa la programmazione. Lavoriamo prevedendo il peggio, poi facciamo in modo che non arrivi questo peggio. Senta, ma l'attuale organizzazione degli ospedali con i reparti Covid e via dicendo resterà così immutata fino a ottobre, novembre, dicembre? Molti per esempio richiedono la riapertura del pronto soccorso dell'Oreto Male. Come funzionerà adesso la gestione? In questo modo, che manterremo gli ospedali dedicati al Covid, ma avremo una flessibilità. Lei ha fatto l'esempio dell'Oreto Mare. L'Oreto Mare ritorna come era prima. Dal 1° luglio conferma. Nel senso che dal 1° luglio noi riporteremo all'Oreto Mare i servizi che c'erano prima, mantenendo un elemento di flessibilità nell'organizzazione ospedaliera, cioè essendo pronti a riconvertire a ospedali Covid nel giro di 48 ore. Questo è un po' il meccanismo organizzativo che abbiamo messo in piedi. Quindi devono riprendere, sono già riprese in larga misura, le attività normali. Bisogna riprendere a fare gli interventi chirurgici normali, non è che possiamo paralizzare tutto. Manteniamo alcune strutture ospedaliere riservate al Covid, a Caserta, a Salerno, anche a Napoli. A Napoli abbiamo la struttura modulare, l'ospedale modulare che abbiamo montato, che rimane dedicato al Covid, non necessariamente per pazienti in terapia intensiva, possono andare anche pazienti in subintensiva. Quindi manteniamo comunque strutture distinte in maniera tale da rendere sempre sicuri i nostri ospedali. Continuiamo a fare i tamponi a tutto il personale medico, cioè noi dobbiamo sapere che chi entra in un ospedale va in un luogo sicuro. Facciamo i tamponi a tutti quelli che si ricoverano anche per altre ragioni. Devi fare un'appendicite, devi fare una visita, un intervento qualunque, una frattura. Facciamo comunque i tamponi a tutti quelli che vengono ricoverati. Cioè mettiamo in piedi un sistema di controllo e di screening che è il più vasto possibile per individuare sempre eventuali pazienti. Sinceramente crediamo di aver fatto un lavoro eccellente che fino ad oggi ha dato risultati davvero importanti.